Col geobreak di oggi, buongiorno a tutti, io sono Roberta Fagandini di GTR e vi presento, ho il piacere di presentarvi l'avvocato Laura Garbati di CSI Piemonte, che si occupa appunto di gestione delle licenze relativamente ai software open source, agli open data e anche adesso, diciamo, con l'avvento dell'intelligenza artificiale. Insieme a noi c'è anche l'ingegner Stefano Campus, che probabilmente molti di voi già conosceranno in quanto ex presidente dell'associazione GFOSIT, attualmente membro del direttivo, nonché lavora nel settore sistema informativo territoriale ambientale di Regione Piemonte. Quindi sicuramente nessuno meglio di loro poteva farci questa panoramica su questo argomento molto molto sensibile per chi come noi lavora in ambito open source, open data geografici, e quindi lascio a loro la parola e oggi appunto tratteremo il tema appunto delle licenze, soprattutto per un utilizzo più consapevole appunto dei dati, e quindi lascio a loro la parola. Grazie mille. Stefano, avvio e poi ti lascio la parola. Intanto certo. Buongiorno a tutti. Cercherò di sfatare il mito che gli avvocati sono noiosi quando cercano di esporre materie non tecniche e voglio rassicurarvi, vi condivido poi le slide, ma l'obiettivo oggi non è fare un pamphlet sulle normativa applicabile ai dati, ma quello che mi piacerebbe trasmettervi è le nozioni che viaggiano col valore del dato e del dataset, che sono essenziali fino dal momento del design di un dataset, proprio perché sono fondamentali, non tanto da risolvere singolarmente. Qui parliamo di un mondo sempre più complesso in cui si parla di gruppi di lavoro trasversali, anche con Stefano abbiamo tante volte collaborato, perché servono contemporaneamente le competenze tecniche e le competenze giuridiche. Ma un'effettiva valorizzazione anche del vostro lavoro passa attraverso una corretta impostazione e percezione dei valori giuridici che sono connessi. E questo è un po', no? Presuntuoso obiettivo che mi piacerebbe lasciarvi oggi. Adesso, se non cado miseramente sulle technicalities, vi condivido lo schermo, anche perché poi ho, nel caso ovviamente domande, interrompete, insomma secondo me il numero ci permette di essere un po' dinamici. In questo momento non mi permette di condividere, prima lo faceva, allora lo rifaccio, condividi lo schermo, allora vediamo un po', oh benissimo, allora ditemi quando vedete la prima slide. Sta arrivando. Eccola. Ok, molto bene. Quindi senza, visto che il tempo, giustamente perché è prezioso, è poco, allora vi ho detto gli obiettivi sono questi, cioè darvi un overview dei riferimenti e dei concetti. Qui il punto non è essere in grado di dare le risposte da soli, il punto è essere in grado di comprendere che c'è una domanda magari che deve emergere, no? E dove partiamo? Partiamo da due concetti un po' recenti. Uno, come vi ho detto, ci stiamo tutti occupando di intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale mangia dati, cioè l'intelligenza artificiale è un concetto vecchio, ma funziona adesso perché? Perché abbiamo la potenza computazionale, abbiamo dati in quantità tali che l'intelligenza artificiale inizia a produrre dei risultati che sembrano interessanti, no? Non è il tema, quindi lo lascio a varie considerazioni, però in parallelo una notizia di luglio del New York Times mi è piaciuta, in modo particolare voglio aprire così. Cosa succede? Che si stanno accorgendo che i dati aperti disponibili per il training stanno diminuendo. Perché? Non perché si stanno esaurendo, c'è anche questo problema, ma perché alla fin fine l'OpenAI del caso cosa ha fatto? Ha nutrito il nostro bravo ChatGPT, che sembra così intelligente pur essendo stupidissimo,
con tutti i dati di internet. E sapete, la causa del New York Times, che OpenAI sicuramente patteggeranno, si è iniziato a dire, beh, però allora se ci fai del business, allora i miei dati non li metto più tanto a disposizione. Quindi viene fuori che anche chi non ci aveva pensato scopre che, guarda un po', i dati hanno un valore. Dall'altra parte vedete un estratto della recente pubblicazione di AGI del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, una parte della strategia italiana per l'intelligenza artificiale, che oltre a individuare il settore di intervento, individua anche le infrastrutture fondamentali per lo sviluppo di questo. E tra le infrastrutture, no? Naturalmente il termine ci evoca subito connessioni, fibre, ci sono i dataset, loro dicono i repository di dati oggigiorno rappresentano essi stessi un'infrastruttura imprescindibile nello sviluppo delle tecnologie, e quindi dice dovrà investire nel promuovere una grande iniziativa di condivisione e riuso di dataset, un proficuo scambio di conoscenze. Ora, senza essere poi iettata alla finestra, però non vi nascondo a titolo puramente personale che alle volte le prese di posizione normative del legislatore sono faticose. Perché? Ma perché abbiamo normativa ben più precedente che ci dice che i dati della pubblica amministrazione vanno messi a disposizione in formato aperto, con modalità aperte, vedremo cosa significa. Quindi può far bacco, direi proprio di sì. Qui si parla di un registro di dati modelli, ma noi sappiamo che abbiamo già dei database che dovrebbero essere pubblicati obbligatoriamente in forma aperta, e sappiamo già che c'è una direttiva, il Data Governance Act, rispetto a cui è stato approvato in via preliminare dal governo l'atto di recepimento proprio quest'estate, perché stavamo andando a rischio sanzione, che parla anche di modalità di messa a disposizione per l'utilizzo di dati che non sono ipsi che implicite pubblicati come dati aperti. Quindi sì, qual è il messaggio di questa slide introduttiva? Che i dati e i dataset sono, molti dicono, petrolio, lo dicono, però poi evidentemente al lato operativo si perde qualche punto di attenzione, ma lo sono e soprattutto lo sono in un contesto di concorrenza globale in cui forse l'Europa può più scommettere sui propri dati che rispetto alla capacità di sviluppare sistemi di intelligenza artificiale generativa come quelli che già sono sul mercato. Quindi è ancora più importante non solo a livello nazionale, ma proprio a livello europeo. Ora, ecco, quindi quello che è importante, su cui è necessario lavorare, è la formazione, soprattutto la consapevolezza del valore. Le technicality, si trova poi il tecnico, no? L'avvocato del caso o il campus del caso che fa la parte tecnica, ma prima di tutto è importante a tutti i livelli essere consapevole che i dati sono un valore competitivo. Quindi, e questo deve essere un elemento costante in tutta l'attività, nel riconoscere e essere consapevoli, quindi nel costituire dati, set di dati in cui il valore è verificato, preservarlo nella loro gestione e valorizzarlo nella loro pubblicazione. Ho richiamato i principi FAIR, no? Cioè i dati dovrebbero essere accessibili in termini semplici, riutilizzabili. E questo richiede competenze tecniche e giuridiche contemporaneamente. Naturalmente fermatevi, ci sono domande, io vedo le slide che vedete, per cui non ho accesso alla chat, lo dico anche per gli organizzatori, se per caso loro, quindi non scrivete solo, alzate la mano in qualche modo vocale, perché non le vedo, altrimenti non vorrei trascurare qualche domanda, altrimenti alla fine chiederemo. Allora, poi c'è un altro passaggio. Io lavoro all'interno della pubblica amministrazione per la pubblica amministrazione e ci lavoro anche perché credo fermamente in principi come quello che ho messo nel titolo. Cioè, noi parliamo di commons. Un avvocato che lavora per la proprietà intellettuale potrebbe benissimo lavorare in una ditta farmaceutica, ma sarebbe diverso per me. Qui si parla di un dato come bene pubblico, che non è solo auspicabile per promuovere il business a livello nazionale. Qui sono commons, i dati nostri sono i dati di tutti, davvero. Quindi non solo devono essere riutilizzati, ma credo che sia anche un dovere pubblico al meglio possibile crearli, valorizzarli, promuoverli come dati di qualità. Non solo, un altro punto che accenno solo, a termine normativo europeo senz'altro, ma anche solo italiano, c'è
un crocevia di normative che a diverso titolo e a geometria un po' sovrapponibile, un po' meno, naturalmente non vi tedierò a descriverle tutte, parlano di dati che vanno messi a disposizione per la trasparenza, perché attengono all'ambito ambientale e quindi da tempo devono essere messi a disposizione anche in termini di controllo e di conoscenza. Abbiamo i termini di richiamo del codice dell'amministrazione digitale che ha introdotto il principio dell'open by default, cioè se non ho alcune condizioni di licenza, chiariremo bene il perché è importante questa precisazione, si intendono come dati aperti. Abbiamo il decreto legislativo 36-2006 che si è evoluto nel tempo, ma che ha recepito tutta la normativa del Public Sector Information della direttiva europea, che dice in sostanza che il dato detenuto dalla pubblica amministrazione, che non deve essere preservato per altri motivi che sono essenzialmente di privacy, di copyright di terzi, va reso pubblico. E poi abbiamo in ultimo il regolamento di esecuzione, non è un regolamento europeo pari alla direttiva della Commissione, sui dati ad elevato valore, che è diventato efficace all'8 giugno di quest'anno, che parla anche di modalità specifiche e di metadatazione con cui questi dati devono essere messi a disposizione. Abbiamo la normativa INSPIRE, le normative specifiche sui dati geospaziali, dati geografici. Quindi, in sintesi, quello che cerco anch'io alle volte di trasmettere, il dato aperto rispetta in un colpo solo una normativa di dati e di obiettivi. Se ciò non è possibile, se servono, se si incuriosisce, c'è anche il Data Governance Act che è in via di implementazione, perché magari non lo sapete, e se lo sapete mi scuso per la ripetizione, la normativa europea ha due grandi macro categorie, no? La direttiva fissa dei principi ma richiede una legge normativa nazionale di attuazione che può anche inserire ulteriori dettagli. Il regolamento europeo, l'IACT, quelli che adesso li chiamano ACT, sono di diretta applicazione, possono lasciare degli spazi operativi allo Stato, nel caso dell'IACT, ad esempio, individuare l'ufficio nazionale di riferimento, quindi la struttura organizzativa, ma vanno, una volta che entrano, diventano efficaci su tutta, in tutta l'Europa senza necessità di normazione ulteriore a livello nazionale. Quindi il principio che vi portate da questa slide, che mettere a riuso per la pubblica amministrazione non è solo un auspicio etico, è un dovere, e quindi qualcosa che può essere richiesto ed esatto dal cittadino. A questo punto, quali sono gli strumenti per mettere a riuso? Ora, mettere a disposizione, qui vedremo strumenti, oggetti e modalità. Gli strumenti per mettere a disposizione dati e software bisogna autorizzare il riuso. Un principio fondamentale di tutta la normativa che attiene la proprietà intellettuale è il riconoscere al titolare di quell'oggetto tutelato dei diritti cosiddetti di esclusiva. Quindi la licenza è quella che ti autorizza da parte del titolare dell'esclusiva a fare qualcosa che altrimenti non potresti fare. Quello che spesso trasmetto anche ai colleghi, se trovate materiale prote potenzialmente protetto in rete, ma che non ha alcuna condizione d'uso a fianco, vuol dire che quel prodotto in sé per sé non è utilizzabile. Infatti, se pensate il termine licenza, no, ti do la licenza di, vuol dire ti do l'autorizzazione a fare qualcosa. Autorizzare vuol dire essere consapevoli dei diritti che insistono sui dati. Cioè, per autorizzare qualcuno a fare qualcosa, devo essere consapevole di quello che invece mi compete come esclusiva. Chiedo scusa, non posso parlare. Scusatemi, ma evidentemente non suona mai finché non hai un intervento di qualche tipo. E quindi vuol dire sapere anche identificare gli oggetti su cui insistono determinati diritti ed essere consapevoli che in base alle attività svolte per la creazione di quel dato, di quell'opera, di quel software, ti competono determinati diritti, ovvero determinati poteri, che non è così scontato. Quindi vediamo questi oggetti, questi diritti, questi strumenti. Innanzitutto la proprietà intellettuale e il copyright non sono proprio sinonimi. Proprietà intellettuale a volte viene utilizzato come sinonimo del diritto d'autore, dei diritti sui generis che attengono e sono trattati la legge sul diritto d'autore, e vedremo cosa sono, ma a livello globale, generalmente, intellectual property identifica un set di normative che hanno come obiettivo proteggere ciò che è creatività o invenzione.
Quindi l'obiettivo della tutela della proprietà intellettuale, non c'è tempo, ma è molto interessante anche come filosofia del diritto. Perché esiste la legge sul diritto d'autore? Perché esistono i brevetti, no? Che adesso sono considerati anche un'accezione a volte un po' negativa? Avevano doppio significato, poi vabbè, se volete curioso, no? Perché nascono con le esposizioni universali, cioè prima c'era poca circolazione di idee, quindi la gente non si poneva il problema che venissero rubate. Con le esposizioni universali inizia ad esserci un po' di ritegno andare a esporre le proprie invenzioni perché non c'è alcuna protezione. Quindi l'obiettivo è duplice, da una parte proteggere l'autore, perché chi realizza invenzioni, che crea qualcosa di bello, crea qualcosa di positivo per tutti, deve avere diritto di poter essere remunerato, il che vuol dire continuare a produrre e creare. Dall'altra parte, questi diritti non sono mai a tempo indeterminato, perché ciò che è stato prodotto a un certo punto deve arrivare ad arricchire la società senza alcun limite. L'ambito di protezione cambia. Perché da una parte avete notato, ho usato due accezioni, la creazione e l'invenzione. L'invenzione attiene più a marchi e brevetti, marchi è un obiettivo più anche di tutela del consumatore, di non essere confuso rispetto alla qualità dei prodotti, ma il brevetto è proprio qualcosa di meno creativo in senso artistico, no? Risolve in un modo innovativo un problema tecnico che possa essere impiegato industrialmente. Ma marchi e brevetti hanno una caratteristica comune, vanno registrati per poter fondare i diritti di esclusiva che vengono attribuiti all'inventore. Invece il diritto d'autore, che è quello che è stato scelto per tutelare sia i software che i database, ed è per questo che ve ne parlo, nasce in forma automatica, cioè se io scrivo un software, in quel momento divento titolare dei diritti di esclusiva su quel software. Poi può diventare un problema probatorio, cioè di dimostrare che io in quella certa data ho creato qualcosa che ha quelle caratteristiche. L'altro aspetto è che protegge la forma, non l'idea. Protegge il software come l'ho scritto, protegge il database come è strutturato. Guardo l'orologio perché non voglio rubare troppo tempo, Stefano, ribadisco. Quindi l'oggetto della tutela nell'ambito del diritto d'autore è tripartito e quando parliamo di dati geografici è ancora più complicato perché una persona come me, ignorante, quando sente per la parola dato geografico immagina una mappa, no? Io ho imparato, grazie all'aiuto dei colleghi, che il dato geografico è una realtà estremamente complessa e stratificata e quindi possono andare a insistere su questo concetto tanti diritti diversi. Intanto il singolo dato, e vi trasmetto solo come accenno che la normativa è un po' infelice da questo punto di vista perché ogni tanto parla di set di dati, ogni tanto parla di dato, ogni parlo parla di documento, ogni tanto parla di informazione, però insomma il dato singolo, che è citato come qualunque rappresentazione di atti, fatti, informazioni o una raccolta e diventa dataset, può essere esso stesso protetto dal diritto d'autore. Si pensi a una database di immagini, di foto. La singola foto è protetta a suo modo con determinati diritti. L'archivio di queste foto, dataset, ultimo punto elenco, è tutelato a parte. In mezzo abbiamo il software, ad esempio le API che servono per l'accesso ai dataset, che è tutelato, ed è una scelta molto dibattuta, non c'è il tempo, sapete che si parla anche di brevetti software, ma in teoria il software da solo come tale non è brevettabile, è brevettato come elemento componente di un meccanismo. Ve la do così, chiaramente sto andando molto con l'accetta, ecco, insomma. Però il software è tutelato al pari di un linguaggio, di uno scritto. Quindi non è tutelato l'algoritmo, ed è lì perché c'è la spinta per brevettare invece, ma è tutelata la forma con cui questo algoritmo viene integrato. Quello che vi voglio trasmettere sul dataset, che credo sia, no, ve lo accenno adesso, è che la banca dati, me lo sapete meglio di me, ha degli aspetti anche di tutela plurimi. Perché? Perché se voi pensate che il diritto d'autore tutela la creatività, allora soprattutto in ambito geografico di creatività spesso c'è poco. Perché? Alcuni miei colleghi sostengono che non esistono i database creativi. Io non sono così convinta, nel senso che credo che l'architettura di un database possa essere anche creativa ed è quella che viene tutelata dal diritto d'autore. Ma se io punto a creare un database il più esaustivo possibile e rispondente a criteri già predefiniti dalla norma, è chiaro che la mia creatività diminuisce.
paradossalmente, cioè più investo nell'esaustività e meno guadagno in creatività. Ed è questo un tema che il legislatore europeo ha preso a cuore e vedremo come. Intanto parliamo delle esclusive del diritto d'autore. Ci sono esclusive specifiche, sono 64 bis e seguenti della legge sul diritto d'autore, che identificano precisi diritti relativi a software, ma anche dati, che sono i classici che avrete già tante volte sentito: il diritto di usarlo, il diritto di farne copia, il diritto di modificarlo, il diritto di trasmetterlo, diffonderlo, pubblicarlo. Quindi il diritto di produrlo, quello che è la traduzione, l'adattamento, cioè lo traspongo in altre modalità e ogni forma di distribuzione al pubblico. Questi sono i diritti dei database cosiddetti creativi, ma poi è stato ed è una esclusiva assolutamente europea. In America non esiste questo diritto, si sta discutendo, però c'è in questo momento 102 bis. Sono diritti di esclusione, che non sono così ampi come quelli sul diritto d'autore. Cioè il diritto, io che ho investito sulle pagine gialle, all'esempio che si fa sempre, no? Che non è certamente un database creativo, è un set di dati, sì, ma è un set di dati creativo? No. Cioè ho messo più possibile tutta la popolazione di Torino, nome, cognome, indirizzo, telefono. Qual è il valore di queste famose pagine gialle? Forse se siete giovani è quasi imbarazzante, perché sto parlando di cose che non conoscete. Comunque era un grandissimo giornalone di carta che arrivava a tutti e che conteneva tutti i numeri di telefono e tutti gli indirizzi delle persone che abitavano in una certa zona. E quando non c'era internet era il riferimento, adesso ci sono le pagine bianche o chi per esse online. Avevo investito, allora si è creato quello che parla diritto sui generis, cioè indipendentemente dalla tutelabilità di una banca dati come banca dati creativa, all'institore, cioè chi ha investito nella creazione delle famose pagine gialle, gli è riconosciuto il diritto di vietare non qualunque cosa, ma operazione di estrazione o reimpiego totale o sostanziale del database. Non c'è il tempo, ma vi garantisco che qua il punto critico su cui si fanno le cause è la parte sostanziale. Quando è che ho estratto una parte sostanziale da un database? Forse avrete sentito una causa tra Trenitalia, no? Ad esempio è un sito che forniva gli orari dei treni perso, tra l'altro da Trenitalia, era proprio giocata su quanta era sostanziale l'estrazione delle informazioni dell'altro sito rispetto agli orari che metteva a disposizione. Quindi che cosa vuol dire? Che quando voi contribuite o create un database qualsiasi o un database geografico, voi avete una duplicità di diritti o quantomeno certamente quel diritto sui generis connesso all'investimento che ci avete speso. Quindi non è solo un investimento economico, è un investimento di tempo, un investimento di competenza. E la tutela potrebbe non avere gli stessi soggetti, perché come vedete il soggetto della tutela del database creativo è il suo autore, quello che ha architettato le relazioni tra righe e colonne, per dire da ignorante, no? Il presupposto è la creatività, i diritti sono quelli che abbiamo visto più ampi, più strutturati, di produzione, trasmissione, uso, e l'oggetto è la struttura. Il diritto sui generis invece ce l'ha l'investitore, quello che ha messo, che magari è lo stesso autore, ma non è necessariamente questo, il presupposto è l'investimento, i diritti sono molto più puntuali, estrazione e reimpiego, e l'oggetto è la totalità o la parte sostanziale del diritto. Ma di questi diritti troverete la declinazione nelle licenze che andranno applicate ai database funzionali al riuso. E arriviamo a questo riuso. Allora, che cos'è aperto? Cosa significa per aperto? Qui ho voluto darvi un accenno, time is running, sia sul software che sugli open data. Il concetto è, ricordatevi che il copyleft, avrete sentito nominare, che è connesso al concetto di commons, di apertura, è figlio del copyright. Cioè io posso autorizzare il riuso perché la legge sul diritto d'autore mi attribuisce determinati diritti che io esercito in forma libera. L'open source, fondamentalmente il movimento, non c'è il tempo di distinguere tra il movimento free software e open source. Ricordiamo, i concetti sono che una licenza open source ti concederà sempre il diritto di eseguire il programma per qualsiasi scopo, commerciale o non commerciale, studiarlo, adattarlo, modificarlo, ridistribuire copie. Gli open data
e ho usato la definizione del CAD, ma i concetti sono quelli, devono essere utilizzabili da parte di chiunque, anche in formato disaggregato. Devono essere accessibili in formati aperti, che vuol dire con standard condivisi. Devono essere comprensibili da parte di programmi, quindi utilizzo automatico, dati di qualità, e devono essere resi disponibili gratuitamente o al mero costo di utilizzo. Quindi, e questi sono gli obiettivi a cui gli enti pubblici sono chiamati a rispondere, perché sono, se ci pensate, coerenti con la nozione stessa di cosa pubblica e di finalità istituzionali cui la pubblica amministrazione a qualunque livello è chiamata. E quindi con quali strumenti? Gli strumenti per mettere a disposizione questi dati sono le licenze, cioè documenti in cui si discute sul fatto se è un contratto o non un contratto, però è un documento di valore giuridico in cui esercito io che sono il titolare, aperta parentesi, questo vuol dire che mi sono garantita al momento della creazione del database i diritti necessari, li esercito in forma autorizzativa, permettendo agli altri di fare cose su un database che intanto mi sono garantita essere mio. Quindi abbiamo delle licenze aperte, sono licenze per il software, ci sono le famose GPL, la Free Software Foundation, abbiamo una varietà di licenze. Ci sono le licenze cosiddette multipurposes, cioè licenze come le Creative Commons, che sono state pensate per una vastità di prodotti tutelati dal diritto d'autore, e abbiamo licenze che sono nate apposta per il database. Solo come highlights, non è la licenza l'unico modo per tutelare prodotti creativi o innovativi. Quando non c'era il diritto sui generis, le pagine gialle erano tutelate comunque dalle normative sulla concorrenza sleale, e altri database sono ancora oggi tutelati con uno strumento completamente diverso, che è il segreto commerciale. Una sciocchezza, ma le liste di clienti con le relativi gusti, pensate a un hotel, no? Vuole un cuscino alto, cuscino basso. Sembrano esempi stupidi, ma si va poi in causa per queste cose, quando un dipendente se ne va e se li porta via, sono tutelati col segreto commerciale, ce li teniamo segreti. E questi sono, anche questi sono database in realtà. Ma parliamo delle licenze open source, non vi spaventate, ci sarebbe da parlare ore sulle licenze open source. Vi voglio solo trasmettere che le licenze, due concetti fondamentali, le licenze open source sono tante, non vanno sempre, e non vanno sempre d'accordo tra loro. Licenza open source non vuol dire, non so, di nuovo sono vecchia, quindi c'era una trasmissione Guzzanti, c'era la Casa della Libertà, fanno tutti quello che gli pare, diciamo. No, la licenza open source non vuol dire prendo quel sorgente e faccio un po' quel che mi pare. Le licenze hanno delle condizioni che possono essere più o meno restrittive. Le più forti sono quelle copyleft, che ti chiedono a tua volta di rimettere, se rimetti a disposizione quello che hai evoluto, di mettere a disposizione le stesse condizioni di cui tu stesso hai goduto nel prodotto, utilizzando il prodotto originale. Ci sono quelle permissive che ti permettono di rimettere a disposizione o meno, ma richiedono solo l'attribuzione, e c'è il public domain, che è la forma più simile al pubblico dominio, cioè o al pubblico dominio proprio, in cui i diritti si sono esauriti o non si sono mai costituiti. Il software proprietario è quello classico delle licenze d'uso che ricevete, in cui vi danno solo il diritto d'uso, e ci sono moltissimi limiti, ma certamente il sorgente non te lo mettono a disposizione. Poi abbiamo, tra le licenze multipurposes, e lo sottolineo che sono licenze non pensate per i dati, sono le licenze più famose, sono le Creative Commons, sono famose anche per un'intuizione geniale che il movimento Creative Commons ha avuto, cioè le ha rese comprensibili. Loro, come se voi andate a leggere, voi incontrerete il famoso Commons Deed, cioè è una licenza a tre livelli. Quindi ti danno il beniamino e tutti lo capiscono. L'obiettivo, infatti, era permettere l'uso di queste licenze da parte anche del ragazzino che scriveva la sua prima suonata di chitarra e la metteva su YouTube. Sono sei che derivano dalla combinazione di queste condizioni, che sono molto semplici, no? Quindi, come Lego, c'è l'attribution, quindi mantenere l'indicazione dell'autore istitore. L'eventuale indicazione che è libero l'utilizzo ma non a fini commerciali, l'indicazione eventuale che non è permesso l'utero derivata, cioè la puoi redistribuire, la puoi utilizzare ma non la puoi modificare, oppure puoi redistribuirla, modificarla, ma devi condividere allo stesso modo l'equivalente della clausola copyleft, quello che tu hai realizzato.
si sono evolute nel tempo, vedete, c'era un movimento. Ported vuol dire nel 2005 che poi ogni nazione c'era un movimento nazionale che procedeva alla sua traduzione. Ad oggi la 4.0, che è l'ultima ed è quella indicata anche dall'Unione Europea, dal legislatore italiano, dalle linee guida AGI come la licenza privilegiata per i database, sono on board, cioè il valore giuridico è quello della versione inglese. Perché 4.0? No, beh, mi fermo un secondo, poi il massimo salto dopo. È un punto importante perché se voi date un'occhiata a tutte le licenze oggigiorno in giro anche per i dati geografici pubblicati dai vari enti pubblici, non tutte sono col 4.0. Abbiamo ancora, io non avevo ancora trovate 2.5, 3.0, ma c'è una differenza importante. Il diritto sui generis, che è l'unico che certamente i database geografici si portano con sé, è trattato in forma esplicita solo dal 4.0. La 2.5 non lo gestisce e quindi in teoria non lo autorizza, e la 3.0 lo cita solo come rinuncia. Quindi è importante anche per il titolare aggiornare le proprie licenze a propria tutela, perché mi verrebbe da dire che l'unica veramente suitable per i database, certamente per i database geografici, ove si voglia scegliere la 4.0, è la Creative Commons e la 4.0. Evidentemente non tutte queste licenze sono compatibili con la nozione di open data. Quelle con clausola non commercial, non opere derivate, non sono compatibili con la nozione open data e non vanno utilizzate per il riuso. L'indicazione è di usare la mera attribuzione. Però ci sono altre licenze, la più famosa sicuramente la conoscete, la BBL, perché è quella utilizzata da OpenStreetMap, che ha una caratteristica, nasce dall'Open Knowledge Foundation per i dati e quindi gestisce concetti che altrimenti non troverete come collezione di database, la nozione di database derivato, che è distinto dal cosiddetto produced work, generalmente la mappa, che non viene toccata dalla clausola che contraddistingue la DBL, che è lo share alike, la clausola copyleft. E poi la cito perché dovrebbe andare a esaurirsi, ma ho trovato ancora i database geografici rilasciati con questa licenza, è la YODL, che era stata creata dal Formez in due versioni, una share alike e una attribution. È una buona licenza con un limite che nasce in un contesto nazionale, quindi contiene dei riferimenti alla normativa nazionale che non vanno tanto bene in un contesto globale. Non ho sottolineato alcune licenze di queste per i dati, licenziano solo il database e non i contenuti, altre come quella di Formez, licenziano e autorizzano sia il riuso del database che dei singoli contenuti. Questa è un'ulteriore complicazione. Due casi interessanti che ritroveremo nella normativa, cerco di chiudere, sono la CC0, che è cosiddetta waiver, non è proprio una licenza. L'obiettivo della CC0 è mettere a disposizione l'oggetto su cui insiste la licenza con modalità il più simili possibile al pubblico dominio. Quindi rinuncio a tutto ciò che posso, diciamo, no? E quindi è quella che permette la massima riutilizzabilità, anche se non ha più l'attribuzione, quindi non sono più l'ente che si vede riconosciuta come autore originario del testo. È un tema molto discusso se i dati pubblici richiedano o meno l'attribution. Un punto di ragionamento importante potrebbe essere soprattutto come rendere questa attribution semplice da gestire, specie in un dato geografico che mi pare affermabile in modo pacifico tra i vari database, quello che richiede più ricicli, ha senso più crescere in un convergere, mescolarsi ed essere ulteriormente riutilizzato, e quindi potrebbe maggiormente subire quello che viene chiamato, l'ho messo poi dopo, stack of attribution. Avete presente i nomi messicani, si tengono tutti i cognomi, se devo tenere l'attribution di 50 enti, metto un metadato che non finisce più, e questo può essere un problema. Cito anche la CDLA tradotta dalla Linux Foundation perché credo che diventi molto interessante, soprattutto in questo contesto, perché è l'unica che introduce l'uso computazionale del database, cioè gestisce già l'utilizzo del dataset anche per l'elaborazione di un output che non è un'opera derivata, ma è il classico utilizzo per il training nei contesti di automazione dell'intelligenza artificiale. E ha l'unica condizione, la tipo permissive, quella che si andrebbe a privilegiare, il riportare il testo della licenza. Vi ho già detto che non tutte le licenze che abbiamo toccato veramente a velocità supersonica sono
suitable, sono adatte per gli open data. Questa l'ho presa dalle linee guida recenti di Agi sugli open data, la conoscete benissimo sicuramente, perché c'era già senza CDL, inclusa già nelle versioni precedenti. Quelle rosse non vanno bene evidentemente, perché sono licenze che non mi permettono quella libertà di riutilizzo che ha senso attribuire ai database pubblici. Ma c'è questo punto sulla compatibilità. Questo, per quanto il tempo sia tiranno, devo spenderlo. C'è un problema grosso di compatibilità. Qui, diventando vecchia, ormai c'ho quasi 50 anni, anzi, manca un pochi mesi, e lavorando all'interno della pubblica amministrazione, in cui voi sapete benissimo, ma anche a ragione, perché ci sono relative sanzioni, il funzionario nell'incertezza sta fermo. Quando le cose sono complicate non vanno avanti. Allora, il meglio alle volte contrario al bene. Perché? Perché io posso fare la licenza migliore, posso mettere lo share alike, perché voglio che anche chi ci lavora su rimetta in circolo le cose che ha aggiunto. Ma se poi io ho scritto una licenza share alike che dico che lo dovete rilasciare con un pallino rosso, e tu hai messo una licenza share alike in cui invece il pallino è blu, e io mescolo questi due database, quello che viene fuori non lo potrò mai pubblicare, perché non potrò mai rispettare pallino rosso e pallino blu insieme. Ecco quindi che la scelta della licenza condiziona anche la sua riutilizzabilità nel tempo e in una catena che per il dato geografico dovrebbe essere la più lunga possibile. Ecco perché va puntata alla semplicità e va evitato lo share alike, perché lo share alike diventa intollerante nei confronti di qualunque licenza altrettanto aperta ma non identica a se stessa. Ed è il problema dell'OpenStreetMap rispetto a tutti i database pubblici, su cui non c'è il tempo, diciamo, di ragionare, ma se volete ci sono le domande. Ecco, quindi ecco perché col rischio del multilicensing e quindi col fatto che c'è un'incertezza e il rischio che la riusabilità diventa ingestibile, è necessario innanzitutto essere consapevoli nella scelta del database. Io troppe volte ho visto arrivarmi colleghi con le cose fatte. Abbiamo già fatto il mashup. E adesso come facciamo a tornare indietro? E come faccio a pubblicartelo il database se è incompatibile quello che hai mescolato dentro? Cioè, iniziamo a ragionare in termini di licensing, strategy by design, adesso vanno di moda, no? Queste accezioni, e cerchiamo di convergere, questo è lo sforzo della normativa europea, nazionale, delle linee guida, verso obiettivi comuni, cioè se tutti i database sono CC BY, se tutti i database sono CC0, intanto diventa una licenza conoscibile, immediatamente comprensibile le sue condizioni, si va spediti, si va sereni. La stessa licenza è compatibile sicuramente con se stessa. Una flessibilità che suggerisco sempre, una tollerabilità che mi piacerebbe portare avanti, uno spunto che, su cui avevamo provato a insistere, continueremo a insistere anche, se volete, l'attribution, ma convergiamo su modalità di gestione di questa attribution il più semplice possibile, convergiamo verso uno standard anche comunicativo, come un marchio, no? Pubblica amministrazione, Regione Piemonte, l'attribution va bene così, semplice. E poi una collaborazione, se ho il dubbio non abbiamo paura di interloquire, di chiedere, si può sempre acquisire un chiarimento dal titolare, no? Alle volte c'è un po' di resistenza, no, collaborazione, sappiamo che si può raggiungere l'obiettivo. Quali sono gli standard prodotti? Immaginerete la CC 4.0 non ho specificato, BY, piace molto, come avrete compreso, anche la CDLA e la CC0. Non solo a normativa precedente, ma anche più oggi che abbiamo da implementare il regolamento di esecuzione sui dati di alto valore, tra cui i dati geospaziali, gli ambientali, le imprese, che ti chiedono anche dati sempre aggiornati, con metadati corretti, standard, API, altrettanto disponibili. E per la normativa italiana questo vuol dire open source per me, perché il codice di amministrazione digitale indica la pubblicazione come obbligo dei software di titolarità delle pubbliche amministrazioni come software aperto e interoperabili. Ma questo deve anche passare attraverso una consapevolezza nuova, che il mettere a disposizione non vuol dire perdere il controllo, non vuol dire, perché voi sapete che noi siamo l'Italia ha tanti campanili, no? E ognuno anche giustamente è fiero del lavoro, dell'investimento fatto, e lasciarlo libero, hai un po' l'impressione di
svalutarlo, ma non è così, soprattutto nei dati, dove il dato condiviso mi torna, se tutti aderiscono agli stessi standard e fanno bene il loro lavoro, mi torna migliorato. Quindi cosa è necessario? Necessario gruppi di lavoro interdisciplinari per arrivare a poter licenziare con tutti gli step. Definire insieme obiettivi, serve naturalmente anche un endorsement nazionale, ma possiamo tutti fare un pezzo. Identificare le licenze, nel caso trattare con l'autore se si hanno dubbi, verificare i diritti fin dalla fonte, saperle scrivere in clausole. E questo vuol dire anche avere supporto tecnico, cioè avere la sensibilità di comprendere nel dato e nel dato geografico quali sono le componenti e quali diritti insistono sui diversi componenti, un concetto che senz'altro Stefano è in grado meglio di me di esporre, per cui gli ho rubato più tempo, vi chiedo scusa, ma gli lascio volentieri la parola e interrompendo la condivisione. Eccomi qua e vi ringrazio. Grazie a te Laura. Io avrei una domandina velocissima, rubo anche un minuto a Stefano, ma poi Stefano vai tranquillo, possiamo anche andare oltre, non è, cioè, compatibilmente ovviamente con i vostri impegni. E, no, io volevo chiederti una cosa, Laura, perché diciamo noi come azienda che si occupa appunto di sviluppo software open source, ma anche di quel processo creativo, no? Proprio nella creazione di database geografici, spesso ci troviamo che appunto siamo noi, tra virgolette, gli autori del processo creativo, per cui l'architettura, la struttura del database la creiamo noi, ma spesso poi il dato che c'è dentro ovviamente non è di nostra proprietà e soprattutto molto spesso non è neanche necessariamente un dato open, perché magari è il dato della committente, eccetera, eccetera. In una situazione del genere, se GTER volesse comunque rendere quantomeno appunto la struttura, l'architettura, no? Il rapporto appunto colonne e righe riusabile, in teoria il committente, ovviamente non includendo il dato, quindi la singola informazione, in teoria il committente quindi non potrebbe opporsi. Allora, dipende molto. È un tema che consiglio sempre di inserire in forma esplicita nei contratti. Ok. Ritorna anche nel software. Perché? Perché qua ci sono due normative che vanno a cozzare. La legge sul diritto d'autore dice che chi crea è proprietario. Poi c'è la legge, adesso naturalmente sul lato pubblico ci sono normative diverse, perché c'è l'articolo 11 sulla legge per il diritto d'autore che dice che ciò che è realizzato su investimento e richieste della pubblica amministrazione è di proprietà della pubblica amministrazione, e c'è anche la legge del codice appalti che dice chi paga è proprietario. Ora io non ho fatto la distinzione, ma dovete, perché non volevo andare troppo nel dettaglio, ma il diritto d'autore ha due grandi categorie di diritti: diritti economici di sfruttamento e diritti morali. Allora, i diritti morali di un'opera creativa, che sia l'architettura di un database, che sia un software, che sia un libro, sono sempre vostri, sicuramente. Quindi voi avete diritto a richiedere che anche il committente, se utilizza il prodotto, dica che è stato fatto da voi. Ok. I diritti di sfruttamento economico, che sono quelli però che permettono il riuso, sono quelli che vi ho esposto, non la pubblicazione, il riuso, la messa a disposizione, la modifica, vanno secondo me sempre regolamentati, perché il committente potrebbe discutere che poiché vi ha richiesto e ha pagato il vostro lavoro, i diritti di sfruttamento economico fanno parte di ciò che lui acquista come corrispettivo. Generalmente questo punto viene trattato. Ad esempio, si richiede perché l'architettura diventa un po' un punto relativo anche al know-how, no? Allora diventa delicata la questione, perché una struttura di database particolarmente creativa non c'è spesso la sensibilità, però voi potete replicarla per un altro cliente? Allora, generalmente io direi di sì, l'ho preciso, ma perché? Perché fa parte del foreground, cioè del background, della vostra competenza, quell'architettura, no? Quindi il database come una struttura unica è del committente, ma qualche clausola io la metterei sempre. Dipende anche molto dalla peculiarità, cioè se è un Perdonami. qualcosa di straordinario mai visto, è più difficile che voi
andiate a rivenderlo fuori, perché è il valore di quel database. Generalmente il valore del database sta nel contenuto. Scusami, Stefano. No, però nel caso in cui, mi sentite? Sì. 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 Nel caso in cui il committente sia un soggetto pubblico, ricade nell'obbligatorietà della pubblicazione del software, e sì, a quel punto a livello contrattuale, vabbè, potrebbe delegare GTR, insomma, visto che sta parlando Roberta, a dire va bene, siccome io dal CAD l'obbligo della pubblicazione del codice, tu l'hai fatto per me, facciamo che lo mettiamo per esempio nel tuo repository e quindi ci pensi tu. Quindi a maggior ragione a livello di contratto, secondo me è opportuno. No, è un quadro diverso, perché io in quel momento, scusa, ragionavo a livello commerciale, quindi non era in un contesto aperto. Nel contesto aperto la pubblica amministrazione, così come per il software, si consiglia di includere nel contratto di sviluppo anche le condizioni di pubblicazione. I repository esistono e senz'altro c'è un aspetto che non ho trattato, ma in realtà è pesante, no? Cioè la maggior parte dei documenti, perché poi il problema della pubblicazione è che pubblicava PDF, no? Cioè, voglio dire, altro che link e data, voglio dire. Però, e quindi poco comprensibili, sono dati che non è molto usa la pubblicazione a disaggregare. Il dato geografico è già più maturo da questo punto di vista, necessariamente, no? Per cui erano dati che spesso erano dati personali dentro, diritti di terzi dentro, quindi non sono pubblicabili come open data. Allora io sono molto curiosa di capire come si penserà alla realizzazione del Data Governance Act, che ti dice a determinate condizioni mettili a riuso. Però no, cioè siamo si dice pian dei babbi, credo, in Piemonte, ma non so se è un'espressione nazionale, però vuol dire che siamo un po' indietro a livello nazionale nella realizzazione. Ok, grazie. Grazie a voi. Allora, poi se ci sono domande anche dopo, sono qua, Perfetto. Allora, se non ci sono altre domande per Laura, lasciamo la parola a Stefano. Grazie. Mille. Chiedo scusa, ho letto adesso il suggerimento di Giuseppe di nascondere la barra di condivisione, perché come vi dicevo la chat non la vedevo. Scusatemi. No, ma tranquilla, l'hai fatto. Lo imparo per la prossima volta. Dopo, quindi va benissimo, okay. Grazie. Allora, grazie mille e mamma mia, continuare dopo Laura è impegnativo, quindi scenderò di livellissimo, quindi. Allora, condivido la presentazione. Aspettate che ho sbagliato, ovviamente. Condividi schermo intero, così evitiamo di fare pasticci. Nascondi, avvia. Perfetto, vediamo il tuo schermo. Vedete qua. E ora la presentazione. Visualizza FNF5 e dovrebbe partire. Allora, questo chiudo. Ok, vedete? Posso? Vai, vediamo. Ok, perfettamente. Ok. Allora, non va avanti? Sì, allora, abbiamo parlato di dati, allora buttiamoci proprio nel mondo geografico che, vabbè, è un po' più congeniale, e quindi parto da questa classicissima diapositiva che rappresenta lo schema logico, diciamo, assolutamente di altissimo livello, che porta alla schematizzazione, alla modellazione del mondo reale in layer, appunto ognuno dei quali porta una serie di informazioni. Potremmo appunto definirli ognuno di questi layer appunto un database, un dataset, e che poi diventano servizi e così via. Comunque questo è l'oggetto di questa presentazione. La normativa italiana, in particolare il codice dell'amministrazione digitale, che è ben del 2005, con tutte le varie sue sviluppi, è dal punto di vista normativo, secondo me, molto molto avanzato come declinazione di principi, e dice esplicitamente, si individuano esplicitamente i due ambiti a cui Laura più volte si è riferita, cioè quello, l'ambito del software, e l'ambito degli open data, con degli articoli specifici. In particolare l'articolo 69, che è stato veramente, quando è stato pubblicato, una bomba, diciamo, perché obbliga appunto
la pubblica amministrazione a preferire le soluzioni software di tipo pubblico, di tipo aperto, chiedo scusa, in cui è per la scelta invece di una soluzione proprietaria bisogna dettagliare il motivo per il quale non si preferisce questo tipo di soluzione e si incoraggia, anzi si obbliga teoricamente alla pubblicazione e alla messa a disposizione del software sviluppato. Per questo la piattaforma di riferimento in cui la pubblica amministrazione e anche enti privati è previsto la piattaforma Developers Italia. Non è completissimo, non è aggiornatissimo, però come dire è sicuramente un'occhiata quantomeno prima di fare degli sviluppi. All'interno di Developers Italia si trovano per esempio tutti il software per i siti web della pubblica amministrazione, e quelli standard e così via. È molto importante perché si supera il concetto dell'accordo di riuso del software che c'era prima, per cui io non ho più bisogno di, fatemi dire impropriamente, chiedere il permesso di riutilizzare un software. Vado a catalogo del developer, c'è, e compatibilmente con le licenze software previste, posso, come dire, riusarlo come previsto. Per quanto riguarda invece i dati aperti, che il CAD individua già proprio all'articolo 1, appunto l'ha già detto Laura, sono quelli che appunto che hanno una licenza in formato aperto e resi gratuitamente o con costi marginali. Per chi si occupa di dati geografici, è notizia proprio della settimana scorsa che il Ministero dell'Ambiente, come si chiama adesso, finalmente ha reso disponibile i dati grezzi di TM e di ISM, non so se anche i LAS, del famoso progetto di del piano di straordinario telerilevamento, che venivano distribuiti sino alla settimana scorsa attraverso presentazione di un modulo. Bisognava pagare, credo, una manciata di euro perché ti mandavano il DVD, e quindi, come dire, i famosi costi marginali a quelli si riferiscono. Ho inserito questa slide su una definizione un po' più aperta degli open data, poi trovate anche il link, perché secondo me dovrebbero essere, come dire, il punto di riferimento anche nella progettazione di un dataset. Quindi questi aggettivi di completezza, primarietà, essere primari, tempestivi, accessibili, machine readable e non proprietari, insieme anche agli altri, e sono assolutamente condizionano anche la progettazione e la realizzazione del dataset, e secondo me è sono degli aspetti molto importanti di cui tenere conto. Sono tratti dal manifesto per l'open government, perché appunto, come ha detto anche Laura, gli open data vengono considerati uno strumento per, non il controllo assolutamente, ma come propugnato già dalla legge 241 del 90, dalle famose, una della legge sui procedimenti della pubblica amministrazione, cioè far passare il concetto della famosa casa con le pareti di vetro, e cioè la trasparenza che si declina non solo nel controllo duro e puro, ma anche attraverso la partecipazione, la collaborazione e la trasparenza. Non so se avete notato, ma negli ultimi anni moltissime amministrazioni, prima di pubblicare piani sui propri siti le proposte e alla pubblica discussione. L'AGID lo fa ormai regolarmente. Consultazione, grazie Laura, non mi veniva. In consultazione, proprio per appunto avere la possibilità di partecipare alla gestione della cosa pubblica, ognuno nelle proprie, ovviamente nelle proprie, coi propri ruoli. Questa ci ha fatto vedere Laura, è appunto uno schema che dovrebbe guidare chi
produce un dataset già, dataset o servizio, comunque già pensando a come potrebbe interagire con altre licenze. Ed è questa proprio quella più importante, che tanti problemi ha. Vi farò poi vedere un caso semplicissimo in cui questa tabella è stata utilizzata e ci ha permesso di uscire fuori da... Non era un problema, ma insomma... però come metodo. Una cosa che ha accennato Laura, ma che è fondamentale, è l'open data by default, e cioè se io, dice il codice dell'amministrazione digitale, che se io ho una... trovo, diciamo, su un sito pubblico un dataset in cui non sono chiaramente esplicitate le condizioni d'uso e quindi le licenze, allora la devo intendere come open by default, cioè come se fosse un open data. E viene convenzionalmente detto che di adottare la licenza CC BY, quindi la semplice citazione. Tenete conto che la licenza che si trova spesso nei siti web riguardano il contenuto, diciamo, di testi e le immagini, non i dataset che vengono pubblicati. Ecco perché è necessario, quando si pubblica un dato, esplicitare la licenza. Mi ricollego, spero non impropriamente, a quanto detto da Laura all'inizio, e che con appunto il fatto che cerco la possibilità della dello scouting, dello scraping da parte dell'intelligenza artificiale di tutti i dati, non solo di quelli della pubblica amministrazione, a questo punto il concetto di licenza potrebbe cominciare ad essere accarezzato anche diciamo dai privati, proprio intendo anche dei singoli cittadini, proprio per questo motivo. I dati e le licenze sono all'interno di una infrastruttura di dati territoriale, appunto, come un elemento fondamentale. Ecco perché parlare di licenze da soli, diciamo, potrebbe essere è stato sempre visto un po' dal punto di vista un po' limitativo, come un affare per avvocati, non pensando invece che appunto la possibilità, le regole, gli accordi, diciamo, che un produttore fa nei confronti del pubblico, oppure attraverso altre amministrazioni, fa parte dell'ecosistema della gestione e dello sviluppo dei dati territoriali. I dati geografici istituzionali sono, ovviamente, ne ho preso poi alcuni a caso, e che tutti questi hanno esplicitamente per i propri dataset, o individualmente o globalmente, la dichiarazione di qual è il dato, la licenza. I dati Copernicus del programma Sentinel 1.2 e i successivi è un classico esempio di come la Commissione voglia stia investendo tantissimi soldi per la produzione, la messa a disposizione di dati, insomma, dell'osservazione terrestre, proprio per far sì che si generi, anche dal punto di vista, anzi dal punto di vista commerciale e scientifico, diciamo, anche il riuso e la elaborazione di questi dati. Questi sono i dati geografici istituzionali europei ed italiani più importanti. Inspire, ovviamente, il sito dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, l'Istat, il portale cartografico e l'Agenzia delle Entrate, per chi ha a che fare appunto con i problemi catastali, più invece quelli locali, che sono i geoportali, diciamo, della pubblica amministrazione locale, regionale, oppure delle agenzie regionali. La componente delle licenze? La componente della licenza viene inserita all'interno del metadato, e che quindi per ogni dataset / servizio il titolare dovrebbe, anzi deve, indicare appunto quali sono le condizioni di utilizzo. Come immagino sappiate, tutti i geoportali
sono fatti nella stessa maniera, permette di appunto ricercare in un catalogo di metadati, visualizzare il metadato e poi lì è scritto scarica, ma diciamo fruirne in maniera diretta, quindi con lo scarico oppure attraverso un servizio. Per esempio questo è la stessa cosa, quello della Sardegna, organizzato in maniera diversamente, ma quello fa. Questo è quello del Veneto. E questo in maniera, ho preso questo delle Marche, che è un po' più complicato, diciamo, per la mia esperienza, per la navigazione, però vedete che appunto ci sono tutti gli ingredienti che vengono, che si richiedono ad un geoportale. I geoportali contengono i cataloghi di metadati. Il catalogo di metadati segue uno standard nazionale, anzi, per una volta l'Italia è, come dire, superiore, nel senso che rispetto alla normativa europea, nel senso che il profilo di metadati nazionale ingloba anche quello europeo, il profilo INSPIRE. Perché cito il profilo? Perché c'è una componente della una sezione dei metadati esplicitamente dedicata ai vincoli d'uso. I metadati sono, come dire, le informazioni dei dati stessi e risponde a tutte queste domande e permette di descrivere le proprietà di un dato. Questo è un esempio che ho trovato: l'etichetta di un prodotto dice esattamente le condizioni e come usarlo. In questo caso, vedete, mi dice il titolo del dataset, l'ABSAT, che cosa è, la data di scadenza, informazioni supplementari e tutti gli attributi, quelli che per noi sono degli attributi. Diciamo che un po' scherzosamente faccio sempre la proporzione: i metadati stanno nei dataset come il bugiardino sta alle medicine. Dentro il bugiardino ci sono tutte le condizioni per un uso ottimale della medicina stessa. Come vi dicevo, la componente sulle licenze d'uso si trova nella sezione che si chiama vincoli relative all'accesso e all'uso. Il vantaggio di avere un profilo unico a livello nazionale e a livello europeo è che la sezione è sempre la stessa e quindi tutti i metadati sono fatti o dovrebbero essere fatti nella stessa maniera. Ci sono appunto negli strumenti che mette a disposizione l'AGID alle pubbliche amministrazioni, oppure i software di gestione dei metadati, come per esempio GeoNetwork, ci sono anche vengono implementati dei controlli in modo tale che non tanto per il contenuto, ma per la forma, venga verificata la presenza di tutti i campi e di tutte le informazioni richieste dalle specifiche. Quindi quello che io dico sempre è: prima di cominciare a giocare coi dati conviene dare un'occhiata sempre al metadato, ma nel caso specifico di cui parliamo anche mi dice esattamente quello che posso fare o non posso fare. I dati, Laura ha citato OpenStreetMap, che è il database aperto che ha questa licenza assimilabile alla share-alike, quindi la licenza DBL, che prevede che nel mashup di dataset, la sua di dataset differenti, vinca la propria licenza. Non so se avete avuto modo di utilizzare il database di sintesi nazionale messo a punto e pubblicato dall'IGM, che è esattamente un mashup di dataset regionali, database topografici regionali dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istat e non classi, ma per alcuni punti, diciamo, del territorio nazionale in cui i DB regionali non erano sufficientemente completi, sono stati utilizzati
la licenza e sono stati utilizzati i dati di OpenStreetMap, che appunto a causa della viralità della sua licenza fa sì che la licenza finale sia appunto l'ODBL. Il mashup fra database regionali in CC BY e appunto quelli di OpenStreetMap, diciamo che è una responsabilità che si è presa l'istituto. Come dice sempre, come mi ha insegnato Laura, non è un problema fino a quando qualcuno non come dire, eccepisce, però insomma così è al momento, però è un esempio di credo che sia un caso di studio probabilmente interessante questo. Vi faccio vedere un esempio di open data geografici derivati. Allora, volevamo come regione Piemonte far arricchire gli attributi della classe degli edifici del DB topografico con le informazioni derivanti dall'osservatorio del mercato immobiliare e dalla popolazione residente. L'osservatorio del mercato immobiliare è un servizio che è offerto dall'Agenzia delle Entrate e divide le città in zone omogenee all'interno delle quali individua dei range di prezzo di affitto e di vendita degli immobili a seconda delle varie, appunto, delle classi. La popolazione residente dell'Istat era quella del 2011, basata sulle sezioni di censimento, e quindi lo scopo del gioco era considerare i singoli elementi della classe edificio e far atterrare con degli intersect questo. Ma la prima cosa da verificare era se dal punto di vista legale, appunto, della licenza, era possibile farlo. Quindi abbiamo verificato che nel sito dell'OMI non era dichiarata la licenza, e quindi per noi era, come ha detto prima Laura, open by default, e quindi per noi era un CC BY. I dati dell'Istat dichiaratamente erano in CC BY 3.0, mentre la BD3, che è il nostro DB topografico, è licenziato in CC BY. Quindi dal punto di vista, come dire, legale, noi eravamo autorizzati a fare questa operazione, ma non operazione dal punto di vista solo interno. Ovviamente se io faccio dei mashup, delle operazioni all'interno della sua e mantengo tutto all'interno della mia organizzazione, ovviamente non ho assolutamente non mi pongo problemi di compatibilità fra licenze. Il problema me lo pongo nel momento in cui il dataset derivato io poi lo voglio pubblicare e rendere fruibile a tutti quanti. Quindi adesso è disponibile nel geoportale questo dataset, che è figlio del DB topografico e che contiene geometria per geometria, quindi feature per feature, il valore del minimo e massimo derivato dall'OMI per la vendita e l'affitto e per la popolazione, che teoricamente, ovviamente, non è solo una stima, ovviamente, che ricade all'interno della geometria del poligono. Da notare che, lo dico per correttezza, siccome l'OMI riguarda ovviamente i valori economici immobiliari e gli scambi fra privati, il valore immobiliare di un ospedale, di un edificio pubblico, ovviamente non è sicuramente contemplato, e quindi è stata data un valore tipo un ordine, due ordini di grandezza superiore a tutti, in modo tale da poterlo ovviamente evidenziare. L'ultima slide che volevo farvi vedere è appunto un po' una storia delle norme europee e nazionali sul riuso dei dati pubblici, e segnalo l'ultimo, che è la guida operativa della serie di dati di elevato valore, perché è uscita alla fine dell'anno scorso ed è entrata nel suo pieno vigore e applicabilità secondo il regolamento europeo il 9 giugno, e che prescrive per quella serie di dati che vi faccio vedere velocissimamente, che la pubblica amministrazione, tutte le pubbliche amministrazioni, lo mettano a disposizione con appunto queste
permettendo il download in blocco anche attraverso API e con quelle le classiche regole degli open data. Qualora il dataset originario non abbia un metadato, vengono indicati quali per ogni tipo, quali sono gli attributi minimi che deve avere, le informazioni minime che deve avere il metadato, ma come voi ben sapete, spatial is special, e quindi viene esplicitamente detto che tutto quello che viene fatto all'interno, diciamo, sotto l'ala della direttiva Inspire o nel nostro caso anche secondo il DM relativo al repertorio nazionale dei dati territoriali, di per sé obbedisce e soddisfa le richieste della nuova, appunto, direttiva e sul riuso della public sector information. I dati di elevato valore sono esattamente proprio quelli che interessano e che noi utilizziamo quotidianamente, e quindi sono quelli che riguardano i dati geospaziali, dati relativi all'osservazione della terra e dell'ambiente, dati meteorologici, statistici, dati relativi alle imprese della proprietà delle imprese e dati relativi alla mobilità. Come potete vedere, le prime tre classi sono categorie, sono intrinsecamente spaziali. Ecco perché, per chi si occupa di territorio, queste linee guida sono fondamentali. Categoria per categoria, all'interno delle linee guida, il titolare o l'accentratore di queste informazioni, che a livello nazionale descrive qual è lo stato dell'arte sull'organizzazione di questi dataset, e vengono indicati gli sviluppi futuri e quali sono i passi. Un esempio è, per esempio, per quanto riguarda i dati relativi all'osservazione della terra e dell'ambiente. Tutti voi immagino siate sensibili alla possibilità dell'utilizzo dei dati della AGEA. Viene esplicitamente detto da AGEA che trattandosi di un problema commerciale, perché non vengono prodotti direttamente dal Ministero dell'Ambiente, dell'Agricoltura, o da AGEA, ma attraverso un bando, un appalto che viene fatto ogni 3 anni, mi sembra, e quindi ci sono problemi di liberalizzazione diretta, quindi sì, ci saranno probabilmente la possibilità di fruire attraverso servizi, ma fa parte di quel discorso di cui diceva prima, qui c'è la prima laurea, in cui c'è una impossibilità del renderlo open data in senso completo e assoluto, proprio perché c'è un vincolo commerciale. Direi che ho finito, spero di aver essere riuscito un po' a darvi un panorama un pelino più applicativo di quello, più che altro dal punto di vista del fruitore, ovviamente. Non sottovalutate questo discorso qua, soprattutto adesso, per esempio, mi è venuto in mente il discorso delle foto aeree e cose del genere. Ci sono dei grossi player nazionali, anzi che sono internazionali, molto attenti da questo punto di vista. Quindi non teoricamente, le condizioni d'uso dell'ecosistema Google dice esplicitamente che l'utilizzo di quelle informazioni, di tutti i dati, lo puoi fare se e solo se rimane all'interno di quell'ecosistema. Banalmente il geocoding loro lo permettono, ma solo se appoggi il risultato con lo sfondo di Google. Questo perché? Perché ovviamente, la qualità della georeferenziazione è coerente, diciamo, con l'ecosistema Google, e quindi questo non è permesso. Non è permesso teoricamente neanche un uso commerciale. Ciò significa che se io sono un professionista e uso le ortofoto di satellitari e quelle tradizionali di Google Maps, e ci disegno sopra un'area o cose del genere e mi faccio pagare, sto violando palesemente la licenza. Poi, ovviamente, Google se ne frega, ma più o meno. Non so se chi di voi gioca, per esempio, col geocoding. Sino a qualche anno fa era gratuito,
nessun problema. Poi da qualche anno ti chiedono di creare un API key, e quindi vai nel sito di Google e ti generi una chiave API, però attenzione, ti devi registrare e mettere la carta di credito. Ciò significa che loro ti garantiscono un utilizzo libero sino ad un ammontare di, se non sbaglio, $200. Che cosa, come si arrivi a $200, ancora io non l'ho capito, ma quindi mi tengo abbastanza lontano, ma teoricamente un PAN è una chiamata e quindi potrebbe essere, come dire, un tot centesimi. Non so se vi è capitato di vedere anche in siti istituzionali, l'ho visto l'altro giorno nel sito dell'aeroporto di Alghero, c'è la bella mappetta, queste sono le rotte, e vedete sopraimpresso il watermark for developers only. Ovviamente loro stanno utilizzando in maniera commerciale o perlomeno massiva i servizi di Google come se fosse la pagina della bocciofila sotto casa, avendo un traffico spaventoso. Quello dicono no, guarda che hai superato, e quindi, voglio dire, dal punto di vista così anche di immagine non è che ci facciano una bella figura. Quindi concludo: Open Data sì, il punto di vista soprattutto della commissione è riutilizzo ai fini commerciali, ai fini della creazione di conoscenza, di business e cose del genere. Le licenze sono una parte fondamentale di questo, non è uno sfizio che si deve porre chi genera il dataset e il relativo servizio e chi li usa, ma è un pezzo fondamentale, fatto una volta, voglio dire, non è che ogni volta mi devo aprire il pop-up, questo dato è mio, ma è una cosa fondamentale. L'ultimo aneddoto: ci contatta qualche anno fa quella che un tempo era TomTom, adesso non ricordo chi sia adesso, non so se Here, insomma, diciamo il TomTom è la produzione di navigatori, soprattutto per auto, ci dicono: ah, fighi i vostri dati, li possiamo prendere? Sì, prendi, sono in CC byte, li prendi. Però il problema dell'attribuzione per noi è un casino, perché noi prendiamo quei dati e li montiamo in un DB, in cui poi, se vuoi, si può tirar fuori tutti i dati tuoi, quindi assolutamente. Però capite bene che se io do il CD ad un automobilista e questo, quando accende il navigatore, mi compare l'attribuzione di tutti quelli che hanno contribuito, cioè faccio prima ad arrivare. Allora gli abbiamo detto: guarda, non c'è nessun problema, mettilo pure nell'etichetta, mettilo nel manuale, cioè non ci sono problemi. È quello di cui parlava prima Laura, cioè deve essere un'opportunità, non deve essere un ostacolo, perché se io impiego veramente 5 minuti ad accendere, quando accendo il navigatore in macchina, e vedere tutti i titoli di coda che solo i cinefili accetta, guardano, accetta, cioè, voglio dire, non si finisce più. No, questo è un problema bloccante alle volte, no? Molto questo bloccante. È importante creare degli standard di riusabilità. Scusa se mi sono intromessa. No, scusa, siamo ok. Spero di esservi stato un po' di aiuto. Grazie Stefano. A me, vabbè, sono in realtà venute in mente, cioè, mille spunti, appunto, per altri volendo mille jailbreak. No, un paio di riflessioni. Allora, intanto un mea culpa a nome mio, a nome secondo me di Giter, perché veramente ogni volta che vi ascolto su questi argomenti mi rendo conto che per essere un'azienda che si occupa di questo, a nostro discapito, tra l'altro, forse ne sappiamo ancora troppo poco, nel senso che poi spesso e volentieri quelli che poi rischiano magari di finire nei casini, come si suol dire, possiamo essere anche noi in quanto provider, no? Io penso al servizio di hosting geografico che fa Giter, in cui volendo l'utente può pubblicare un po' quello che vuole lì dentro, cioè, e quindi siamo sempre lì che, infatti, poi aggiorniamo, diciamo, le user policy praticamente una settimana sì e l'altra pure, perché ogni volta che ci rendiamo conto che qualcuno ha trovato la gabola, cerchiamo di troncarlo. Per cui sicuramente sì, da parte nostra continuo a pensare che anche noi, pur essendo nel settore, dobbiamo ancora studiare tanto, secondo me, sull'argomento, perché
È veramente un argomento molto fondamentale, no? Mi viene in mente quando noi per primi ci lamentiamo di quando magari nei corsi ci dicono che palle la parte teorica, passiamo un po' alla parte pratica, fammi vedere dove devo cliccare, no? Che noi sempre diciamo, ma come, no? La parte teorica è importante, sono le basi. Ecco, mi sembra poi un po' di cascare nello stesso errore in questo caso, quindi sicuramente da parte nostra ci vuole uno sforzo in più. E un'altra riflessione che mi veniva era, certo, per quanto riguarda la pubblica amministrazione si sta facendo tanto, no? Comunque gli obblighi che ora ci sono e tutto. Mi chiedevo un po' un'azienda come Giter, che tra l'altro con l'open source ci lavora, ci ha sempre lavorato per un sacco di anni, è stato un po', tra virgolette, passatemi il termine, il nostro slogan, cioè uno dei punti di forza e anche di vanto, non so come dire, come facciamo, cioè un po' a togliere la paura, mi viene da dire, soprattutto invece al privato, perché poi appunto la pubblica amministrazione, per quanto a volte comunque troviamo ancora qualche soggetto un po' restio, poi però c'ha l'obbligo magari di rendere il dato aperto. Sui privati spesso ci scontriamo contro, cioè, una negazione totale, per cui assolutamente no. C'è poi, secondo me, sempre la cosa delicatissima per cui ti chiedo di sviluppare su un prodotto open, ma non voglio che quello che sviluppi sul prodotto open sia open, il famoso plugin QGIS che però non voglio che venga pubblicato. Cioè, non so se anche noi possiamo magari in qualche modo contribuire anche un po' a alleggerire questo clima in cui appunto sembra che siamo tutti lì pronti a rubarti idee, prodotti, progetti. Se posso, perché poi in realtà anch'io purtroppo, ma alcuni spunti, nel senso che bisogna sempre contestualizzare, che non vuole essere una classica risposta dipende del legale, però è chiaro che in realtà e a livello americano, cioè mondiale, abbiamo degli esempi, è la politica di business complessiva che è in grado di supportare e di trarre vantaggio da un approccio open source. Quindi capisco, perché mi sono anche imbattuta in piccole e medie imprese che hanno paura, ma hanno paura e questa paura va accompagnata, nel senso che è chiaro che se ho un'impresa che lavora sul licensing e il suo business è sul licensing e non fa nient'altro che rilasciare in open source, non funziona questa soluzione. Cioè, è anche qui è un lavoro che parte dal change management e dal cambio di competenza. Cioè, noi abbiamo delle soluzioni che lavorano con l'open source, ma perché sono in grado di, che hanno identificato il settore in cui l'open source, Android, cioè è un valore. Ci sono modelli di business software aperto perché? Perché trae più vantaggio della condivisione, perché ci può essere un testing, ci può essere una diffusione, perché lavori di più sul servizio. Quindi dipende anche molto dal prodotto. Peraltro, in un contesto come quello che citavi, io credo che il concetto più importante sia quando io realizzo un plugin in un contesto così solido, no? Come quello dell'open source geografico, è che tu ti inserisci in una community che è più forte di te. Quindi, certe volte è più vantaggioso rimettere in condivisione, perché poi chiamano te per realizzare. Se tu, cioè, la mia esperienza, che è piccola se volete, in confronto a molti altri, ma nell'open source è che il trust è fondamentale, cioè il creare quel circuito di fiducia e di condivisione. Sul mercato pubblico, dopodiché il tuo prodotto aperto ti dà automaticamente punti nel codice appalti perché tu devi valorizzare l'open source, quindi quello è già una motivazione evidentemente che fa leva per le imprese che lavorano con la pubblica amministrazione. Ma poi si tratta molto, cioè ci sono società, fior di società che mettono a disposizione sviluppatori per Apache. Ma perché? Perché lo usano essi stessi, perché è importante che il prodotto cresca, perché il fondamento è la comunità. Allora, ho dato solo una serie di spunti, non c'è una risposta No, che funziona in certo. tutti i contesti, no? Però è senza dubbio da sfatare il mito che l'open source non sia un valore e un'opportunità di business. Vi racconto un piccolo, una
una questione che sta adesso si sta sollevando all'interno della comunità di QGIS. Ci sono degli sviluppatori che dicono: ma io insomma devo arrivare al 27 del mese, va bene, ma il mio tempo costa. Allora, perché non creiamo un repository di plugin a pagamento, come fa per esempio, credo, Adobe o Photoshop, adesso non mi ricordo, ne hanno citato alcuni. E quindi dicono, ma come? Però è un casino così. E c'è un problema, secondo me, e secondo alcuni, anzi, di licenza, nel senso che per poter usare un pubblicare e quindi riusare un plugin di QGIS, deve avere la stessa licenza del soggetto, che se non sbaglio è GPL. O GNU, adesso non mi ricordo quale sia la licenza. Ricordo anch'io la GPL. La GPL, che tra l'altro è licenze più copyleft. Cosa succede? Il problema è che io lo compro, ma siccome la licenza me lo permette, io prendo il sorgente e lo ripubblico. Allora dicono: vabbè, però questo è un ambiente di gentiluomini. Se tu lo compri, come dire, non puoi fare il bastardo e lo compri e poi come si facevano con i dischi, ne compravo uno e poi in 50 lo registravamo. Devi tutelare anche il lavoro devi tutelare del lavoro dello sviluppatore. Ma io lo tutelo. Ma il problema è proprio questo: cioè, se vuoi rimanere dentro, devi rimanere dentro. Se invece vuoi cambiare prospettiva legittima e anzi dovuta, perché altrimenti si svuota dalle competenze così così forti che richiede la manutenzione di un progetto di questo genere, e bisogna cominciare a ragionare in altri cose, tenendo conto che, come ha detto Laura, io posso avere il software, lo dico proprio in maniera peggiore, gratis, ma se non lo so usare, se è il mio business, non me ne faccio niente, lo installo e buonanotte suonatori. Quindi le competenze di servizio, e quindi a maggior ragione aziende, soprattutto in Italia ce ne sono, ma anche soprattutto in questo campo ce ne sono tantissimo, che fanno non solo hosting, non è Aruba, ma io faccio hosting geografico, perché ti metto a disposizione delle piattaforme, degli strumenti per la gestione, con livelli di scalabilità, perché questo te lo permette. Io non voglio fare assolutamente niente, fate tutto voi, a voglio fare tutto io. Questo però prevede che ci siano appunto riutilizzi, ma soprattutto che le regole siano chiare. Questo qui oppure c'è il discorso della licenza freemium. No, l'hosting è classico. Puoi pubblicare i tuoi progetti WebGIS, perfetto. Carichi solo vettoriali con un massimo di conto di numeri a caso 10 mega, vedi come funziona e poi ci giochi. Oppure te lo installi per conto tuo, ma io non sono in grado di installarlo. E quindi torniamo al discorso di prima. Bene, allora se direi che in chat non ci sono domande, c'è un saluto particolare da parte di Giuseppe Puddu per Stefano. E niente, se appunto non ci sono domande, io ringrazio ancora Stefano e Grazie a voi. Laura appunto per l'intervento davvero molto interessante e che porterò all'ordine del giorno, al prossimo GIS Meeting Digitale. Perché credo veramente che, insomma, E noi davvero dobbiamo anche noi fare uno sforzo in più. con Laura e come appunto nell'associazione GFOS ci abbiamo ogni tanto ci proviamo, però capisco che siano degli argomenti, se va bene, considerati inutili, se va male, no, sì, il contrario, se va Purtroppo bene, alle pesanti, se va male. volte acquistano interesse quando succede qualcosa. Quando è troppo tardi, vero? Come il Spesso backup. accade così. Però va bene, Ok. proviamoci. Io vi Grazie mille ringrazio. dell'ospitalità. A Grazie ancora. voi, Una buona grazie giornata ancora. a tutti. Grazie ancora. Altrettanto. Ciao, Ciao, Laura. grazie. Grazie. Ci sentiamo. Ciao Ciao. Stefano, grazie per l'invito.